4 anni fa siamo stati colti tutti di sorpresa. Abbiamo dovuto rabberciare alla bella e meglio una lista che ha preso i voti che meritava di prendere, non era una lista che meritava tanti voti. È vero che ci sono stati dei problemi, non abbiamo difficoltà a nasconderlo, ma per fortuna si sono risolti con un lavoro di gruppo e di squadra, e ormai da tempo lavoravamo insieme, quindi abbiamo deciso anche di creare un punto unico di incontro, anche se la nostra vera sede poi è sempre la piazza, è sempre la strada, come abbiamo sempre fatto. Sappiamo perfettamente che quando ci si impegna a livello comunale tra la costellazione di liste a cui si attorniano i vari candidati, tra le difficoltà oggettive, e allora eravamo veramente come dei cuccioli ancora che non avevano praticato, non avevano fatto la palestra, ecco, qui a Catania, i risultati sono stati chiaramente poco soddisfacenti, ma contiamo anche, grazie alla crescita che c'è stata in questi 4 anni, di poter presentare una scelta credibile. Noi siamo molto preoccupati perché il porto, Corso Martiri della Libertà, la nuova speculazione in Viale Maravisar di Alto, fanno presagire un nuovo sacco di Catania. Se noi abbiamo lasciato amministrare e partecipare alla vita politica di questa città soggetti ampiamente collegati e visivamente collegati con la criminalità organizzata senza che si nascondessero, cosa ci aspettiamo? Che adesso non si apprestino a fare il grande salto alla regione siciliana, ma là stanno facendo a gomitate i mafiosi per candidarsi nelle liste e andare a saccheggiare la regione.